fate o vi congelo se questo non fate! Credevo che fossi una nostra fan, Nightingale. Dovresti sapere che noi combattiamo i cattivi. Ora sono Frightingale, ricordate, lo sarò per sempre, non dubitate. E se mi ostacolerai, tu cara la pagherai. Devi tornare in te, non lasciare che i sentimenti negativi ti controllino. Il ballo e il canto renderanno il mondo un posto migliore, non sei d'accordo? Ah, e allora sei un disonore. Posso aiutarti, se mi dai la tua Akuma? No, la mia Akuma non ti voglio dare. Mi piace la nuova me, così voglio restare. Ti dispiace se mi unisco al ballo? Sei come gli altri, ma non mi puoi zittire. Con me il mondo sarà migliore, non lo riesci a capire? Colpiscili, Frightingale! Sarà più facile sconfiggerli se dovranno cantare e ballare. E a quel punto nessuno sarà mai più in grado di impedirti di realizzare il tuo sogno. Ma voi due siete proprio convinti di non uscire dalla battaglia vinti? Due è sempre meglio di uno. Chat Noir, io vado a sinistra. Ci penso io. Ehi, attento! Ops, scusami, Lady. Benvenuti al mio spettacolo musicale. Spero sia il vostro colpo fatale. Aspetta, non muoverti da qui e danza o sarai congelato senza speranza. Hai ragione, dobbiamo rimare. Ma non è così facile come ballare. Bel lavoro. Ladybug e Chat Noir non riescono a difendersi. Sono troppo impegnati a cercare di trovare le rime o a ballare se vogliono evitare di essere congelati. È il momento di prendere i Miraculous! Papillon, temere non dovrai, i Miraculous avrai! Concentrati, Chat Noir, non mollare. Le mosse di lotta e danza non dimenticare. Mosse di lotta e danza? Come nella capoeira, in abbondanza! Chat Noir, ti vedo affaticato, ma sai dirmi di 2 più 2 il risultato? Lo so di sicuro, tu hai il cervello duro, fa... 2 più 2 fa 3, no? È una follia, riconta, vedrai che pazzia. La somma di 2 più 2 è una rima impossibile, sta attento a non tenderti una trappola incredibile. Oh! Stavo per fare un errore esagerato, grazie a te l'ho evitato. Credete di essere tanto astuti, ma congelati resterete e per sempre sarete perduti. Mi sembra che non stiamo in vantaggio, ma dobbiamo andare all'arrembaggio. Cantare e ballare anche dobbiamo e nulla al caso lasciare possiamo. Cara amica, sono d'accordo con te, ma quale altro piano fattibile c'è? Un'arma finale che può fare male è il mio Lucky Charm! Cosa aggiunge il nostro aiuto? Delle manette ho ricevuto. Noi fermarla dobbiamo, ma secondo te come le usiamo? A lei non sono destinate, per noi sono arrivate. Chat Noir, usa il tuo potere. Perché sei corrucciato? Sei preoccupato? Ho un problema stavolta, non ho la rima sciolta. Chat Noir, un grande parlatore sei. Balli, canti, fai rime, ok? Cerca di essere benevolo. Lascia stare il pessimismo, ma fai solo spazio al... all'ottimismo. Cataclisma! Uniti siamo uno solo. I movimenti sincronizzati. Diamoci quindi una mossa e lanciamoci alla riscossa. Insieme balliamo con grande slancio. Becchiami questo gancio. Ma quale ardore! Per questo ballo mi concedi l'onore? Dai, balliamo. Su, andiamo. Mademoiselle dovrebbe andare di sotto ad accogliere i suoi ospiti con un abbraccio e un bacio. Stai scherzando, Jean-Claude? Davvero ti aspetti che permetta alle loro guance di toccare le mie? Ma è quello che farebbe Mr. Cuddly.
In questo modo dimostrerebbe al suo amico Adrien che lei è realmente gentile. Questa festa ha qualcosa di strano. Sai, conosco Chloe da tanto tempo e a volte sa anche essere carina. Adrien caro! Oh. Ti piace che abbia organizzato questa festa? Molto gentile da parte mia. Fantastico, Chloe. Ehi, ciao! Ciao, Chloe. Grazie dell'invito, Chloe. No? Avrei dovuto farvi un bel video. Non infierire. L'ho fatto. Adrien sembra contento. Possiamo smetterla adesso? Se posso azzardare, direi che per confermare ad Adrien la sua gentilezza, Mademoiselle dovrebbe andare a controllare se i suoi ospiti si divertono. E perché dovrei farlo, Jean-Marc? Perché è quello che farebbe Mr. Cannon. Spero che tu ti stia divertendo. Tutto questo ballare mi ha fatto venire sete. Dove trovo un po' di ghiaccio? E come faccio a saperlo? Non sono la tua serva, cercatelo da sola. E se hai tanto caldo, togliti quella giacca di finta lana di pecora e gettala nella spazzatura. Sapevo che non avrei dovuto attendere a lungo. E ti prendo subito il ghiaccio. Che cosa fai, signorina Bourgeois? Dov'è tutta la crudeltà su cui facevo affidamento? Questo suo atteggiamento da grande amica è solo una farsa, tutto per compiacere Adrien. Mi ricorda una ragazza che non voleva andare a una festa finché non ha saputo che ci sarebbe stato Adrien. Ti prego, non paragonarmi a Chloe. Ti va di ballare con un bel ragazzo? Tantissimo, ma dov'è? Eccolo qui, di fronte a me! Dovresti chiederglielo, Marinette. Eh? Come? Ad Adrien? No, sei pazza! Io... Ehi, hey, Marinette, vuoi ballare? E anche tu sei una brava ballerina. Hai visto? Chloe si comporta benissimo stasera. Libero. Qui. Posso? No, va via. No, insomma, vieni qui. Ti prego, alzati, insomma, siediti. Grazie. Oh.
no. Mm? Mio padre vuole che partecipi a un evento di beneficenza. Non posso restare. Mm. Volevo dirti che Rosa aveva ragione prima. Tu aiuti sempre le persone. Quando hai aiutato Giuleca nella foto di classe. O quando hai messo in squadra Nathaniel e Mark per quel fumetto. Oppure quando siamo andati al cinema a vedere mia madre sullo schermo. Ecco perché tutti hanno dato una mano con il picnic. Oggi è stato il nostro turno di aiutarti. Sei la nostra Ladybug di tutti i giorni. Passa un bel pomeriggio, Super Marinette. Adrian! Oh? Io... Grazie. Non c'è di che, Marinette. Dici di te, André? Hai qualcuno in particolare con cui condividere il tuo gelato ultimamente? Beh, in realtà devo ancora trovare la combinazione di gusti giusta. Nonna! Ciao, tesoro! Che cosa hai fatto alla maglietta? L'ho sistemata, nonna. Ho iniziato a farlo dall'ultima volta che sei venuta. Sei cresciuta così tanto, Marinetta. Sai una cosa? Niente più giostre e niente più zoo. Per il tuo prossimo compleanno ti porterò con me in uno dei miei viaggi. Grazie, nonna. Ma sai... Non importa dove andiamo, con te è sempre tutto bellissimo. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri, Marinette, tanti auguri a te. Non hai potuto aprirlo con tutto quello che è successo. Ho sempre con me il portafortuna che mi hai regalato e penso che funzioni bene. Perciò ho pensato che dovessi darne uno a te. Sei meraviglioso! È meraviglioso, che bello! Il portafortuna, voglio dire, il portafortuna porta fortuna. Praticamente, grazie. Oh. Oh. Ti rendi conto? Lo ha fatto lui apposta per me, proprio con le sue mani. Adrian! Sì, beh, è un regalo un po' strano, secondo me. Non più strano del tuo, Tiki. Oh? E sono tutti e due molto preziosi per me. Allora ti è piaciuto davvero il regalo? Certo che mi è piaciuto. La cosa più importante di un regalo, Tiki, è la persona che lo fa.